Oggi è un grandissimo giorno, esce il mio progetto che è frutto di lavoro di tanti mesi, quindi sono emozionatissima, insieme e finalmente nei negozi. Ok, mi racconti un po' tutto questo tuo percorso, tu vieni da Area Sanremo, esatto, quindi sì. Hai un percorso un po' differente, diciamo da... Sì, diverso. Esatto, come hai vissuto tutto questo percorso, come è stato arrivare sul palco dell'Ariston? Allora, arrivare sul palco dell'Ariston è stata un'esperienza incredibile ed inaspettata, dato che appunto, come dicevi, io vengo da Area Sanremo ed Area Sanremo è stato molto difficile, noi eravamo tantissimi e siamo stati selezionati in due. Per di più, oltre ai provini, c'è stato uno splendido percorso formativo dove abbiamo appreso moltissimo, abbiamo avuto modo di conoscere grandi artisti della scena italiana, da Beppe Vessicchio a Noemi, è stato molto interessante. Credo questo poi loro ci hanno consigliato, ci hanno aiutato, credo questo possa anche avermi poi dopo sostenuta durante il mio percorso o magari fare o non fare determinate cose, consigliato a fare o non fare determinate cose. Eccomi qui, sono stata eliminata ieri sera, sì. Ma è adesso che inizia il bello, io sono emozionatissima. Oggi, proprio oggi in conferenza stampa ad Area Sanremo, hanno detto che a mia sorpresa, che a mia insaputa, che il mio pezzo è il primo in classifica tra gli emergenti, quindi questo a significare che non bisogna mollare, ecco. E questo è un punto di partenza e c'è tanto lavoro da fare e siamo sulla strada giusta. Ok, mi racconti un po' qualcosa di questo brano, vanta un sì. Autore molto noto che è Anastasi. Sì. Di cosa parla, appunto come è nato, come mai hai scelto di portare proprio questo pezzo sul palco dell'Ariston? Dunque, la collaborazione con Giuseppe Anastasi, noto celebre autore di Arisa, è nata al CET di Mogol. Io sono allieva del CET e lì ho avuto l'onore di conoscere Giuseppe. È frutto di una chiacchierata tra me e lui, dove io ho raccontato ciò che stavo vivendo, delle impressioni che io avevo sulla nostra generazione, su questo approccio un po' superficiale alle relazioni, ora non parlo in generale. Ovviamente. E lui è stato in grado di tramutare poi in testo d'autore con il suo talento i miei racconti. Il brano si intitola Insieme, parla di uno stare insieme, di un bellissimo messaggio positivo e di speranza. Questo dobbiamo stare insieme, che il testo ripete più volte, è importante. C'è bisogno di stare insieme facendo sacrifici, rimboccandosi le maniche, andando al di là delle incomprensioni. Sia in un rapporto di coppia, quindi una bellissima, quella che può essere una splendida storia d'amore, sia in una comunità. C'è bisogno di stare insieme, soprattutto in un periodo così delicato che noi stiamo vivendo, non è poi un concetto così scontato, è semplice ma difficile da mettere in pratica. Infatti ti sto dicendo, è quasi un tema in controtendenza, sì, diciamo, quasi un tema rivoluzionario, diciamo così. Senti, mi racconti un po' di questo progetto di cui hai accennato prima, che esce oggi, cioè cosa ritroviamo appunto nel tuo progetto discografico? Sì, allora è frutto di un lavoro di molti mesi, è bellissimo poter portare a Sanremo non solo il brano, l'inedito con cui ho gareggiato, ma un intero progetto, proprio per far capire e definire che tipo di lavoro, in che tipo di via sto procedendo di strada. E, è molto divertente perché è una commistione di generi tra pop, R&B, a me piace, ho dei gusti un po' esterofili musicali e ho vissuto a Londra e mi è piaciuto molto poter giocare anche con delle sonorità che ho incontrato nelle mie piccole esperienze. È stato divertente poter giocare anche con Giuseppe, che si è messo in discussione, ovviamente un artista così, così importante che gioca con una ragazza e prova insomma a divertirsi con lei. Io ho apprezzato moltissimo e insomma non vedo l'ora di portare la mia musica in giro.